Innanzitutto, fratello, ovviamente di ringraziare la signora Bona per questo invito, il Premio Nazionale dei Consumatori. Ringrazio lei anche se chiaramente mi hai teso un brutto scherzo creando delle aspettative eccessive, tu confondi quello che è turismo accademico probabilmente con la serietà della ricerca. Mi devo anche scusare tra l'altro con tutti i presenti perché purtroppo dovrò andare via prima della fine del lavoro. La mia opinione su questa proposta di direttiva, in particolare sugli articoli 11 e 12, è una, diciamo, io ho qualche dubbio in realtà non tanto sul problema, è un problema che sussiste sicuramente. Ho dei dubbi su quelli che sono i metodi. Qualche tempo fa un collega tedesco ha scritto un articolo dicendo che appunto l'articolo 11 era come il cracking a mazzo di Azerbaijan, cioè era come rompere una nocciolina con un grosso martello. Mi sembra che, voglio dire, questa affermazione colga nel segno, perché, grazie, sì, sì. Allora, perché colga nel segno? Perché ovviamente se noi analizziamo gli obiettivi della direttiva, quello che è stato il memorandum associato alla direttiva, notiamo anche una sorta quasi di schizofrenia. Per la verità la proposta di direttiva aveva generato delle aspettative molto alte, del resto ha anche un titolo dissonante, per dire, il diritto d'autore nella società dell'informazione, in realtà poi è un intervento legislativo anche a leopardo, alle volte dove si ha l'impressione un po' che la mano destra non sappia bene quello che sta facendo la mano sinistra. E questa cosa mi sembra che sia sicuramente evidente da quelle che sono le premesse della direttiva stessa, dove appunto il considerato numero 2 dice che la proposta di direttiva è finalizzata a stimolare l'innovazione, la creatività, l'investimento e la produzione di nuovi contenuti, che è un po', diciamo, un'affermazione ormai anche un po' retorica che ritroviamo spesso nella legislazione sul diritto d'autore. Dall'altro lato poi si evidenzia il problema sia della direttiva sia nel esprimere del memorandum, in cui si dice fondamentalmente sì, però attenzione perché fondamentalmente le nuove tecnologie consentono da un lato di condividere le informazioni, questo va bene perché garantisce la pluralità dell'informazione, la circolarità dell'informazione stessa, dall'altro lato però sta danneggiando il settore. Ovviamente non si citano dati reali, non si cita neanche un nesso eziologico tra la crisi del settore editoriale e quello che diciamo, è l'intervento di nuovi operatori nel settore. Faccio riferimento ad esempio anch'io che ricordo prima Massimiliano Dona. È chiaro che se vogliamo riprodurre i giornali online probabilmente difficilmente il pubblico sarà interessato a quel tipo di comunicazione. Anche qui voglio dire l'esperienza del settore musicale si è insegnato qualcosa, ha insegnato che forse investire così tanto nella pirateria ha portato in un certo senso anche a essere scavalcati da altri operatori, perché poi quello che non si dice o non si dice abbastanza è che è vero che si è arrivati ad una quadratura del cerchio, però è anche vero che, voglio dire, Spotify, Deezer e tutti gli altri operatori non appartengono all'industria discografica tradizionale, che ha pensato appunto di fare una guerra santa sul copyright e nel frattempo appunto si è fatto scavalcare a destra da quelli che comunque sono nuovi operatori. Attenzione che non accada la stessa cosa anche nel settore che ci interessa, voglio dire, stiamo investendo, il settore dell'editoria sta investendo tantissimo in questa proposta di direttiva, ci sono delle pressioni logistiche fortissime, ci sono dei dati che però a me personalmente non portano. Anch'io cercherò di essere appunto rispettoso dell'hashtag per cui andrò per punti velocissimi. Il primo punto velocissimo è che chiaramente abbiamo avuto due esperienze all'estero, che sono quella spagnola e quella tedesca, che al di là del fallimento, non fallimento su cui molto si potrebbe discutere, hanno dimostrato che probabilmente almeno un operatore del settore ha un tale potere da poter dire io chiudo i rubinetti e quindi fondamentalmente avete fatto questa nuova legge, che è quello che è accaduto in Spagna con voi, avete fatto questa nuova legge e questa nuova legge non porta da nessuna parte.
Il secondo tema naturalmente è il tema dei beneficiari, perché anche qui, voglio dire, si scontrano secondo me l'articolo 11 e l'articolo 12. L'articolo 11 è appunto quello di cui stiamo discutendo sugli editori, che prevede un obbligo per gli stati membri di introdurre un nuovo copyright cancellare, come si dice. L'articolo 12, quando poi invece parla dei reali autori, introduce un equo compenso rimettendo alla discrezionalità degli stati membri la possibilità di prevedere o meno questo equo compenso a favore dei giornalisti. Ma non dovevamo tutelare la creatività, perché la creatività è quella appunto di chi scrive, innanzitutto, certo poi finanziata dagli editori e così via. Però, voglio dire, mi suona strano che da una parte si imponga un obbligo agli stati membri e dall'altra si dice, vabbè, fate un po' come preferite, su quest'altro punto lo lasciamo alla vostra discrezionalità. Vediamo anche quali sono i soggetti danneggiati, perché anche qui diciamo dimostrazione della discutibile generalità e astrattezza dell'intervento normativo, anche tu Massimiliano citava che si parla di leggi su Google, però la legge sì è pensata per Google, indiscutibilmente per altri operatori come Google, però va ad avere delle ricadute anche su altri operatori. Penso per esempio a tutti i soggetti che gestiscono l'attività associata alle rassegne stampa, che hanno, voglio dire, su cui peraltro già c'è una sorta di guerra intestina, c'è una conoscenza del Tribunale di Roma di qualche mese fa tra due organizzatori appunto di rassegne stampa, già è un settore in crisi, vai a peggiorare la situazione con il rischio ancora una volta appunto che Google o gli altri chiudano i rubinetti e questa legge vada ad incidere esclusivamente su soggetti che già vivono una situazione di crisi. Quindi andiamo a ragionare anche su chi sono i beneficiari, ma anche su chi viene danneggiato. Si fa una legge contro Google, però poi questa legge, ancora una volta, rompendo la nocciolina con il martello, probabilmente come dire, va a danneggiare anche altri operatori ai quali non riflettiamo, su quali non riflettiamo abbastanza. Un altro punto, anche qui vado sempre per flashback. Ma quello che fa Google, prima nella ricerca dell'Unione Nazionale dei Consumatori si parlava appunto delle commissioni, quello che fa Google è legale o illegale? Cioè questi famosi snippets, la condivisione degli articoli su Facebook e tutte le azioni legale o illegale? In realtà qui se osserviamo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, penso al caso di Benson, al caso delle Cable, mi sembra che sia perfettamente lecito, sono contenuti che sono accessibili gratuitamente online e vengono condivisi. Quello che ha detto la Corte di Giustizia in questi casi, se il contenuto è accessibile gratuitamente e appunto in maniera aperta per tutti gli utenti, non c'è una nuova comunicazione al pubblico, ergo, lo dico perché è meno familiarità del diritto d'autore, non bisogna fare niente. Altro punto, sempre ragionando per flashback, ma questo intervento su ancillary copyright davvero tutela, come si sente dire spesso, la qualità dell'informazione? Perché io purtroppo, appunto, non facendo il politico, ma essendo un accademico, devo osservare, cioè sono abituato appunto a confrontarmi con un testo di legge, poi sì, possiamo ragionare tanto, fare tante discussioni attorno a questo testo di legge, però voi perdonerete il formalismo, ma devo trattato che è un dato costante. Per come è strutturata oggi, per come è strutturato il testo dell'articolo 11, l'articolo 11 prevede la stessa misura sia che l'informazione sia un'informazione corretta su cui appunto c'è stato un lavoro enorme dietro di ricerca, di indagini, tutto il resto, ma obiettivamente al momento attuale copre anche le fake news. E anche qui sulle fake news poi chiaramente il dibattito sarebbe apertissimo, nel senso che anche qui si parla tanto di spazzatura editoriale, poi ricordo un film degli anni 70 che si chiamava Sbatti il mostro in prima pagina, mi ritorna in mente il fatto che alle volte è anche l'editoria tradizionale a creare parte delle fake news. Ancora una volta qui su questo consideriamo quelli che sono poi gli impatti di un intervento normativo del genere. Io non credo, voglio dire, alla faciloneria con cui alcuni in maniera un po' analista dicono il giornalismo dal basso, eccetera, eccetera. Il giornalismo è una professione, questo lo dico, voglio dire, non solo
della presenza di Raffaele Barbero. Giornalismo è una professione, come tutte, non sei giornalista per niente. Potrei farti una curiosità. Che fai, avvocato? Allora, non c'è manco un giornalista vero, lo posso dire con la maggiore serietà. Però attenzione anche appunto a il modo in cui questa proposta direttiva, come altri interventi normativi che sono molto grossi e vanno ad incidere su quelli che poi sono dei diritti, anche costituzionalmente riconosciuti, tanto a livello nazionale quanto comunitario. L'ultimo punto in chiudo, ma esistono delle possibili alternative? Qui sul tavolo, voglio dire, adesso il non giornalista Alfredo Barbero già evocava il tema di dati. Siamo sicuri davvero che, voglio dire, per il settore editoriale il miglior modo di monetizzare sia quello di avere una nuova forma di copyright molto strano, anche qui si è andato a creare un dibattito accademico addirittura imbarazzante occuparsi di questo tema, perché c'è una univocità di tutte le tesi che davvero sembrerebbe appunto la sciatina, ma che ce ne occupiamo a fare, perché tutti i più grandi studiosi di diritto d'autore europei si sono espressi contro questa proposta di direttiva, questo punto della proposta di direttiva, la proposta naturalmente, per cui voglio dire perché ragionarci ancora. Però qui appunto il discorso è quello, ma siamo davvero sicuri che su questo l'esperienza tedesca mi sembra che non sia così incoraggiante, che seguire questa strada sia la strada giusta, anziché provare a ragionare da parte appunto del settore editoriale su accordi per poter trattare il modo in cui gli utenti leggono le notizie, cioè vi spiego meglio, quanti sono, per capirci, gli utenti che a Roma condividono una certa informazione, un certo tipo di informazione ad una certa ora. Voglio dire, oramai è un'affermazione scontata e retorica, i big data sono il petrolio del futuro, probabilmente, voglio dire, si dovrebbe lavorare di più su questa traiettoria anziché appunto continuare a incaponirsi sulla strada del diritto d'autore. Ribadisco, il problema c'è, la mia impressione è che probabilmente la soluzione che si sta seguendo non sia forse la più efficiente. Grazie. Grazie Giovanni Vizio. Ho guardato un po' quello che tu facessi riferimento a una sentenza del febbraio 2014, quella di Nils Svensson. Quella? Il materiale coperto da copyright è già disponibile online, non offre un servizio a un pubblico nuovo perché la proprietà rimane la stessa. Resta però da vedere se attraverso quei link qualcuno prende del materiale informativo su cui lucra. Questa è la differenza secondo me. Lo scatto è esattamente questo. Quindi bisogna guardare la cosa con asimmetria, bisogna avere lo sguardo sbieco per comprenderlo, perché se lo facciamo soltanto sul canale della pura informazione rischiamo di probabilmente. Questo però non riguarda, scusami, sono curiosa, non riguarda solo l'informazione, il caso di specie riguardava un contenuto musicale, cioè se io pubblico sul mio sito internet un contenuto musicale già liberamente accessibile su YouTube, devo pagare di cioè, nessuno, poi chiaramente c'è un lucro da parte mia, cioè poi ragioniamo anche, sai, il tema del lucro anche nel diritto d'autore è un tema scivoloso, però ragioniamo, io veramente ne ho un'utilità. Il meccanismo qui è creare lucro attraverso la gratuità, e questo è la chiave del problema. Dunque, abbiamo già messo tanta carne al fuoco e vorrei subito dare